Ciao ragazzi, sono Ara e benvenuti a questo nuovo unboxing. E torniamo finalmente in casa Marvel e qui abbiamo Wolverine della Marvel Select, prodotto dalla Diamond Select. Più precisamente Brown Uniform Wolverine. Diamo un'occhiata alla scatola, vedete qui c'è il simbolo degli X-Men con un graffio da parte degli artigli di Wolverine. Qui sul lato vediamo la spettacolare immagine presente su tutte le action figure Marvel Select della serie. Anche la confezione vuole la sua parte, davvero fantastica come tutte le altre del resto. E sul retro abbiamo un'immagine della nostra action figure che andremo a zoomare, accompagnata dal solito testo che, se volete, vi leggete, perché io non ho intenzione di farlo. E qui abbiamo altre due action figure della collezione, ovvero Anti-Venom e Marvel Girl. E qui vediamo i simboli di chi ha prodotto questa action figure. Bene, ma non perdiamo altro tempo e andiamo a togliere dalla scatola il nostro Wolverine. Ebbene, diamo un po' di informazioni sul nostro ghiottone. Sì, ghiottone, perché Wolverine in italiano significa ghiottone. Per fortuna non hanno avuto la geniale idea di tradurre anche questo. Wolverine nasce nel 1974 dalla penna di Lane Wayne e dalle matite di Herb Trimp, con la collaborazione di John Romita Sr. Appare per la primissima volta con un brevissimo cameo in The Incredible Hulk 180 e poi fa la sua apparizione vera e propria nel The Incredible Hulk 181, in cui viene proprio mandato a scontrarsi contro il Gigante Verde. La sua vera identità è quella di James Owlett, detto anche Logan, ed è un mutante i cui poteri sono la rigenerazione cellulare, la capacità di estrarre artigli ossei dalle mani, tre per mano, e un olfatto molto sviluppato, ed ha anche altri sensi e istinti paragonabili a quegli animali. In seguito gli verrà letteralmente iniettato, contro la sua volontà, o almeno così si sa fino adesso, uno scheletro di adamantio, ovvero un metallo praticamente indistruttibile, e quindi diventerà ancora più letale con gli artigli ricoperti da questo materiale, nonché tutto lo scheletro, che quindi aumenterà di molto la sua massa. Riguardo questo particolare costume, detto Brown Uniform, fa la sua comparsa in X-Men numero 139 nel 1980 ed è realizzato da John Byrne. E detto sinceramente, quando si parla di costumi, è il mio preferito. Il mio Wolverine preferito in assoluto è quello in versione casual, diciamo, cioè quello in canottiera che ogni tanto mette anche il giubbotto da motociclista senza nessuna maschera. E passiamo subito a vedere nel dettaglio il nostro Wolverine. Partiamo dalla faccia, e onestamente questo secondo me è un punto debole per me, almeno perché non impazzisco per lo sculpt che hanno dato e quindi l'espressione facciale. Comunque, analizziamo il painting, vedete le labbra sono di un rosso un po' più scuro che della pelle, gli occhi sono dipinti in argento, c'è questo beige scuro sulla maschera accompagnato dalle parti ovviamente nere. Il painting è abbastanza buono ma non eccezionale comunque. Guardate, ci sono questi piccoli errori anche qui, sbavature, ma comunque ci possono stare. Passiamo ora al busto. È di colore marrone nella parte centrale, nella parte superiore, poi c'è questo beige scuro e per spezzare c'è questa incisione che va lungo tutto il busto e c'è anche dietro. Il painting qui è molto buono, questo beige è sfumato anche e lo sculpt è abbastanza buono. Passiamo alla vita, cioè questo cinturone rosso scuro con la fibbia in argento, e poi ci sono i classici mutandoni che si usavano tanto a quel tempo, che per fortuna sono passati di moda perché forse si sono accorti che erano un po' ridicoli. Passiamo alle braccia, qui c'è il costume che continua sopra al braccio, ma è solo painting, non c'è nessuna incisione, avrei preferito onestamente che ci fosse. Vediamo il painting della pelle, davvero molto buono, con queste sfumature di rosa più scuro sul rosa chiaro.
passiamo al guanto di colore marrone scuro e poi ci sono gli artigli in argento che sono di plastica morbida, che onestamente reggono bene la forma e sono abbastanza dritti. Vediamo ora le gambe con questo sempre beige scuro un po' sfumato e poi passiamo agli stivali che sono neri nella parte centrale, nelle punte, e marroni. Comunque qui il painting era molto semplice ed è stato ben realizzato. Diamo una rapida occhiata anche da dietro, devo dire un bel lavoro, qui ci sono anche i segni del vestito, delle piegature nel vestito. Passiamo ora alla nostra consueta maratona delle articolazioni, velocemente, la testa è su sfera, il movimento è abbastanza buono, però in su è un po' limitato, avrei preferito un po' di più. Passiamo alle braccia, c'è l'apertura, rotazione naturalmente a 360 gradi, piegamento al gomito, più o meno a 90 gradi, rotazione del polso e rotazione all'avambraccio. La vita c'è la rotazione, nessuna articolazione al busto. Le gambe sono il solito punto debole delle Marvel Select un po' vecchiotte, hanno questa articolazione che permette questo tipo di apertura e non permette la rotazione in avanti, ma questa rotazione obliqua che mi fa abbastanza cagare, detto in parole spicce. E passiamo al ginocchio, abbiamo il piegamento con un buon raggio di curvatura, la rotazione qui e poi il piegamento al piede. Come sempre le action figure della linea Marvel Select purtroppo sono un po' limitate per quanto riguarda le articolazioni, mentre il loro punto forte sono appunto i dettagli e la grandezza. Questa qui è alta circa 17 cm. E passiamo ora all'altro punto forte della linea Marvel Select, ovvero la base o diorama presente col nostro personaggio. E qui siamo davvero a una delle più belle che io abbia mai visto. Guardate, c'è questa base in metallo, diciamo, ovviamente in plastica ma dà l'effetto metallo, il painting davvero molto buono con questi aggeggi montati sopra. Questa piccola parete, abbiamo questa katana rimovibile che purtroppo Logan non può impugnare avendo le mani chiuse, e poi abbiamo questa armatura da samurai fatta in una gomma molto dura tranne alcune parti, davvero scolpita con maestria, il cui painting è davvero ottimo, è migliore questo di quello dell'action figure. Guardate quanti dettagli ha, davvero uno spettacolo. È un vero peccato che Logan non la possa indossare, ma ovviamente era un'utopia questa. Vediamola anche da dietro. Guardate, splendida, davvero splendida. Qui in basso, sulla base, c'è questo unico perno dove si può andare a posizionare il nostro Wolverine grazie a questi buchi presenti sotto i piedi. L'unico problema di questa base davvero splendida è che c'è un po' poco spazio per posizionare il nostro Wolverine, che è un po' costretto da questa armatura un po' troppo vicina a lui e anche dalla katana che limita un po' la sua posizione. Ma comunque, a parte i piccoli difetti che ho elencato, questa action figure non è niente male e si merita un 7,5, che per buona parte ho dato per merito di questa fantastica base. Il prezzo di questa action figure è il solito, ovvero 25, massimo 30 euro, e secondo me è comunque un prezzo onesto per questo tipo di action figure. Se siete fan di Wolverine, consiglio vivamente di comprare questa action figure. Vi avviso che c'è anche una versione diversa, cioè col costume classico giallo e blu. Un'ultima cosa che voglio consigliarvi prima di andare: se volete altre informazioni sul nostro Wolverine, andate a visitare l'Enciclopedia dei Supereroi, un canale YouTube nato da poco, che fa dei video in cui racconta la storia dei supereroi Marvel e DC in maniera molto dettagliata e anche divertente. Secondo me merita una possibilità. Bene ragazzi, per oggi è davvero tutto. Ciao da Ara e da Wolverine, collezionate sempre e ci vediamo alla prossima. Il mio Wolverine preferito in assoluto è quello in versione casual, diciamo. Madonna. Il mio Wolverine preferito in assoluto è quello in versione casual, diciamo. Ma porca puttana.